responsabile dell'area sicurezza urbana e legalità della Regione Emilia-Romagna, quindi mi occupo del supporto tecnico presso la Regione a orientare e a tradurre in maniera operativa le scelte strategiche della Regione nel campo sia della sicurezza delle città che della promozione della cultura e della legalità. Ed è esattamente quello che dovrebbe fare quella figura relativamente nuova nel panorama delle città, delle amministrazioni locali, quindi non solo delle regioni, che è capace di interpretare le esigenze dell'amministratore pubblico in materia di sicurezza e in materia di legalità e tradurla operativamente, sapendo anche nel contempo avere gli strumenti per conoscere e realizzare le diagnosi locali di sicurezza. Che cosa sono queste diagnosi locali di sicurezza? Le analisi quanto più approfondite possibili del territorio di riferimento, nel mio caso ad esempio della Regione Emilia-Romagna, ma ovviamente tenendo anche conto dei contesti più micro, cioè quelli urbani, e dei contesti nazionale e internazionale, così chi lavora a livello comunale, cittadino, conoscere nel dettaglio le realtà del comune nel suo insieme, delle circoscrizioni dei quartieri, per conoscere quali sono le problematiche sociali di sicurezza e quindi intervenire in maniera mirata su quelli che sono i problemi per come si presentano sul territorio. È un concetto che è stato introdotto a livello nazionale con il decreto legislativo 14/2017, tradotto, convertito in legge con la legge 48/2017, che ha introdotto il concetto di sicurezza integrata. Finalmente anche in rango legislativo nazionale è stato riconosciuto la funzione del governance multilivello nelle tematiche di sicurezza. Che cosa vuol dire? Che vengono coinvolte tutte le articolazioni della Repubblica, lo Stato nelle sue competenze che sono proprie di ordine pubblico e sicurezza, quindi di repressione dei reati, e le altre articolazioni, regioni e comuni, invece nell'integrazione su quello che sono le azioni proprie di promozione della vivibilità e della cura del territorio, quindi le competenze che sono proprie delle amministrazioni regionali e locali. Quindi la sicurezza integrata, nel senso introdotto a livello nazionale, fa proprio una tradizione propria delle politiche di sicurezza europea, cosiddetta multi-agency, cioè il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali verso una finalità che è quella di garantire maggiore sicurezza e migliori condizioni di vivibilità dello spazio pubblico. Il decreto legge 14 del 2017 introduce una importantissima novità, perché fino al 2017, a livello almeno nazionale, per lungo tempo e a mio avviso erroneamente, la sicurezza urbana è stata considerata una costola del concetto più ampio di ordine e sicurezza pubblica, quindi come alcuni giuristi lo avevano definito, una sorta di sicurezza pubblica minore. Questo tipo di interpretazione, che è stato accompagnato anche da una coerente interpretazione da parte della Corte Costituzionale, non tiene conto in realtà dell'esperienza realizzata a livello locale, non solo in Italia ma in Europa e a livello internazionale, e forse da questo punto di vista l'approccio sociologico ha anticipato quello giuridico, cioè prendere coscienza che in realtà l'ordine pubblico e la sicurezza sono una componente specialistica propria del governo statale, ma la sicurezza urbana è un concetto molto più ampio, e l'articolo 4 della legge 48/2017 lo articola, interpreta in questo senso, perché prevede una serie di azioni proprie dell'insieme dei soggetti istituzionali coinvolti, che vanno sì dalla prevenzione della criminalità di tipo predatorio, ma anche alla riqualificazione anche urbanistica degli spazi pubblici, addirittura a un'affermazione probabilmente iperbolica delle legislature di eliminazione dei fattori di marginalità sociale, di promozione di cultura della legalità e di promozione della coesione sociale e della vivibilità nello spazio pubblico. Quindi, come vedete,
non si tratta più solo di ordine pubblico sicurezza, cioè di repressione dei reati, ma la sicurezza urbana è un concetto molto più ampio, così come nella stragrande maggioranza delle amministrazioni europee viene intesa come la collaborazione delle diverse istituzioni a intervenire sulla rigenerazione e riqualificazione degli spazi pubblici, sulla cultura della legalità, sui fattori di marginalità sociale e coesione sociale, quindi in un arsenale di politiche pubbliche molto più ampio rispetto a una competenza specialistica e ultra riservata giustamente alla componente statuale, che è quella della repressione dei reati. È un concetto molto più ampio e il decreto legge 14/2017 chiarisce molto bene, finalmente, devo dire opportunamente, la distinzione concettuale e giuridica tra i due beni pubblici, che sono entrambi definiti beni pubblici, quello della sicurezza urbana e quello dell'ordine pubblico e sicurezza. Come avevo anticipato, ampliare il concetto di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, nel senso previsto dalla norma del 2017, significa valorizzare anche il lavoro degli enti territoriali in quello che sono le politiche di coesione sociale, le politiche rivolte verso i giovani, le politiche sociali, le politiche di rigenerazione e riqualificazione delle città, in termini anche di disegno urbano, di manutenzione degli spazi pubblici, come politiche che si integrano a quelle di controllo del territorio nel favorire una migliore qualità della vita negli spazi pubblici. E quindi integrano le competenze proprie dei comuni e delle regioni sulla dimensione delle politiche sociali, sulla dimensione della rigenerazione degli spazi pubblici, delle politiche per i giovani, delle politiche di manutenzione, con quelle proprie dello Stato, che attraverso la magistratura e le forze dell'ordine invece si occupano specificamente della repressione e del controllo dell'ordine pubblico e della sicurezza. Non solo da oggi, da almeno la fine degli anni 90, le amministrazioni locali in Italia, così come in Europa, hanno progressivamente sperimentato un approccio di prevenzione integrata alla criminalità e al disordine urbano, che sostanzialmente cerca di combinare un approccio che tecnicamente viene definito di prevenzione situazionale, cioè quelle misure che fondamentalmente sono orientate a ridurre le opportunità di devianza modificando l'ambiente e lo spazio pubblico, o ad aumentare la possibilità che un autore di reato venga individuato e quindi possa essere arrestato nel compimento di una fattispecie delittuosa, con politiche e misure di prevenzione più prettamente sociale, quindi volta a migliorare le condizioni di vita di una comunità in un determinato quartiere o in un determinato contesto, con misure cosiddette di prevenzione comunitaria, che quindi agiscono sulla comunità in chiave o difensiva, come può essere ad esempio il controllo del vicinato, ma anche di promozione della coesione sociale, nella funzione di capacità della comunità stessa di generare animazione, controllo spontaneo del territorio e migliore qualità delle relazioni sociali di una comunità. Quindi la combinazione di approcci preventivi, situazionali, sociali o comunitari oggi orientano le città verso, diciamo, interventi, progetti di sicurezza e di legalità molto più articolati e combinati su diversi approcci preventivi. Se dovessi consigliare un film, suggerirei City of God o Cidade de Deus, bellissimo film di inizio anni 2000, brasiliano, che ricostruisce le dinamiche del scontro, di formazione dei gruppi di bande giovanili in un quartiere, in una favela di Rio de Janeiro, ma inquadra, a mio avviso, in maniera perfetta, quasi se fosse il regista anche un criminologo, le diverse traiettorie dei protagonisti delle vicende, con un'attenzione probabilmente inconsapevole anche a molte delle teorie criminologiche che spiegano l'evoluzione e l'orientamento alla criminalità o l'orientamento alla desistenza, fattori di prevenzione da parte di diversi componenti e protagonisti di quel film.
una parola complicato. Ovviamente l'aspetto più immediato, e permettimi di dire anche banale, il rispetto delle norme. A mio avviso non è solo questo, e non deve essere solo questo, ma la promozione della cultura e legalità significa favorire, in particolare nelle giovani generazioni, un principio di responsabilità, solidarietà e orientamento a responsabilità verso gli altri e verso il bene comune. Credo che in questo senso più complessivo sia l'azione delle amministrazioni locali e delle associazioni verso la promozione della cultura della legalità.